Io non sono prevenuto nei confronti del governo, lo valuto dai fatti. Le prime mosse ieri hanno dimostrato una lacuna grave, perché nel suo intervento Renzi ha parlato di tutto tranne che di Expo, e ho voluto sottolinearlo. E quindi da questo punto di vista mi auguro che sia stato solo un errore. Un errore grave, ma un errore, e che Renzi confermi l'impegno che il governo Letta aveva su Expo. Ci sono note positive nel governo, la riconferma di Maurizio Lupi alle infrastrutture, con buone notizie che arrivano per Pedemontana e che arriveranno nei prossimi giorni, e ci sono tanti punti interrogativi. È stato eliminato il Ministero dei Rapporti con l'Unione Europea nel momento in cui l'Italia ha la presidenza dell'Unione Europea, dell'Europa, nel prossimo semestre. Mi sembra una cosa un po' bizzarra. Valuterò, a me interessa come governatore, che il governo dia da Roma risposte rapide alle nostre domande. Con alcuni ministri nel governo precedente è avvenuto, ministro Lupi, ministro Alfano, vedremo se sarà così, però le prime mosse non sono state molto convincenti. Comunque voto contrario? La Lega sì, l'ha già espresso Salvini con grande chiarezza. Salvini è andato a incontrare Renzi e gli ha posto alcune questioni, ha chiesto risposte immediate, non ci sono state. Io dico che l'unico modo forse per cambiare opinione da parte della Lega sarebbe se Renzi dicesse: ok, aboliamo il patto di stabilità. Lui, quando era sindaco, ha definito il patto di stabilità patto di stupidità, l'ha detto lui, c'è sui giornali. Mi aspetto quindi che per coerenza mantenga fede alla parola data, cioè abolire il patto di stabilità. Per la Lombardia cosa significherebbe? Tenerci qua 8 miliardi e mezzo di euro che i comuni lombardi hanno ma che non possono spendere. Quindi Renzi, se vuole fare una cosa giusta e passare alla storia, deve come primo atto abolire il patto di stupidità che punisce i comuni virtuosi, quelli lombardi in particolare. Se sarà così, evviva, lo sosterremo, altrimenti voto contrario. Venendo un po' al dibattito di oggi, Renzi ha detto sulle province, si può discutere cosa possono essere, però il DDL del Rio va approvato prima del 25 maggio, prima delle elezioni europee. Ma anche qui dimostra di non sapere bene di che cosa parla, perché le province non vanno più al voto, sono commissariate dalla legge di stabilità. Il DDL del Rio, anche se non viene approvato, non cambia niente. Il DDL del Rio non deve essere approvato perché crea un caos istituzionale con un aumento dei costi, le città metropolitane, eccetera, eccetera. Bisogna fare la riforma costituzionale. Il dibattito di oggi in regione è molto importante, perché la Regione Lombardia ha un ruolo e può avere un ruolo fondamentale, quello di formulare una proposta che tutte le regioni dovranno sottoporre al Parlamento. Io questo dirò oggi. La Regione Lombardia è l'apripista, ma io voglio come governatore coinvolgere tutti i governatori, perché il sistema delle regioni, che adesso è sotto attacco da Roma, deve formulare una sua proposta unitaria di riforma della Costituzione. Abbiamo questa occasione straordinaria oggi nel dibattito, che io voglio cogliere. Nei prossimi giorni incontrerò gli altri governatori, ho già parlato col governatore della Toscana Enrico Rossi, parlerò con Errani e gli altri nei prossimi giorni. Voglio che le regioni formino una proposta di riforma costituzionale da mandare al Parlamento, come regioni, sistema delle regioni. Piano shock sull'ALER lo presenterà oggi o la prossima settimana? L'abbiamo inviato oggi alla commissione competente, come promesso, rispettando i tempi. Oggi si dibatte sulla riforma costituzionale, per cui è inviato alla commissione e penso che nei prossimi giorni al prossimo consiglio sarà illustrato, ma è già nelle mani della Presidente della Commissione. Ieri Renzi però in replica ha parlato di Expo dicendo sarà una priorità. Le sue richieste al nuovo Premier quali sono? Cioè un incontro, una visita a Expo? Vedo che ha preso lo stimolo mio e quindi nella replica poi si è ricordato di Expo. La mia richiesta è una sola, Renzi ne ha sparate tante, subito il pagamento dei debiti della PA, magari fosse così, sono 100 miliardi di euro circa che ballano, non so dove li trova, ma una cosa da sindaco, lui è sindaco, una cosa che deve fare, che io gli chiedo di fare subito, è abolire il patto di stupidità.
detto anche patto di stabilità, che punisce i comuni virtuosi, i sindaci virtuosi. Se fa questo sarà il mio presidente del Consiglio addirittura, altrimenti vuol dire che è un chiacchierone, un casciabal, come diciamo noi, né più né meno di quelli che raccontano favole. Ci hanno illustrato il piano industriale, ci consegneranno il testo del piano industriale su cui faremo le valutazioni, sarà costituito un tavolo subito di lavoro con gli assessori Aprema e Lazzini per i due aspetti, quello che riguarda i lavoratori, il sostegno ai lavoratori e quello che riguarda invece il piano industriale. Hanno garantito l'impegno a investire su Solaro, quindi sono moderatamente soddisfatti dell'incontro.